Ma se... se facesse finta? Se non avesse perso la memoria? E perché dovrebbe mentire? Già, perché dovrebbe? Perché è un bugiardo. Non è un istruttore di nuoto. Ha mentito. Aspetta un minuto. Credevo che tu non lo conoscessi. E invece lo conosco. Allora hai mentito tu. E non sta bene. Non ti ho mentito, solo che non ti ho detto che lo conoscevo. Ah, beh, c'è una bella differenza, eh. Ma tu non conosci tutta la storia. Non è affatto un istruttore di nuoto. Questo l'hai già detto. E allora quale sarebbe tutta la storia? Raccontaci tutta la storia. Gli davo lezioni di nuoto, ma in realtà lui sapeva già nuotare. Ha inventato tutta questa storia per sedurmi. È fuori di testa. No, dico, vi rendete conto? Mi ha seguita fino a qui, in Islanda. È suonato. Cioè, ha attraversato l'oceano, 3 ore di aereo. Poi si è spacciato per un israeliano, col suo progetto Together. Ma figuriamoci. E tutto questo... l'ha fatto per me. Wow, è maledettamente romantico. Sei flessibile con gli orari? Flessibile? Beh, visto che dovremo viaggiare insieme. Ma parli di lavoro? Se è per scopare, scordatelo. La risposta è no, perché con quelli come te io ho chiuso, hai capito? Insegna nuoto al Moristore. Quanti bei ragazzi, eh? Hai visto che costumini aderenti? Facciamo la ranocchietta, cominciamo con quella, dai! La ranocchietta, capito? Ah? Buongiorno. Su, su! La bionda è quella piccolina. E lei Oscar? Sì, cioè quasi. È qui per imparare a nuotare? Oh, sì, mi hanno detto che posso imparare a nuotare con... Buongiorno, signora. Oscar, sono io. Su, vieni con me, Oscar. Allarga. Unisci le mani come per pregare un dio a tua scelta. Dov'è Agat? Là, in Islanda. E lì Agat, secondo me, si trova un uomo. Benvenuta al Polo Nord! Ai nordici piacciono molto, molto, molto le francesine. E tu? C'è un uomo nella tua vita? Gli uomini non mi interessano al momento. Gli ho dato lezioni di nuoto. Ma in realtà sapeva già nuotare benissimo. Ora do la parola al rappresentante israeliano. E che vogliamo costruire? Una piscina con i nostri amici palestinesi. Together. Si è inventato tutta questa storia per sedurmi. È così maledettamente romantico. Deve essere veramente innamorato. Ma dai ragazze, fa così francese. Oggi ho per voi una classifica di film tristi, ma tristi, tristi, tristissimi, commoventi, strappalacrime, sentimentali. Scelte ideali per una serata con urgenza pianto, da non vedere da soli però, perché sennò vi tagliate le vene. Allora, partiamo da uno strappalacrime ancora abbastanza leggero. Io e Marley, con Owen Wilson e Jennifer Aniston. Non fatevi ingannare dal cast, perché il film, che apparentemente sembra una commedia leggera, commuove, con tante riflessioni sulle relazioni, la famiglia e ovviamente sull'amicizia con il meraviglioso Labrador, Marley. Un film invece per il quale bisogna fare una bella scorta di fazzoletti è P.S. I Love You. Hilary Swank interpreta una giovane vedova che perde troppo presto il suo amato marito, Gerard Butler. Lui però trova un escamotage per accompagnarla e aiutarla a superare il lutto. Super romantico e super straziante.
Poi un'altra pellicola che tratta il tema della perdita, però in un modo molto più pittoresco, è Al di là dei sogni, un film fantasy drammatico del 98 diretto da Vincent Ward e interpretato da Robin Williams. Contiene molti riferimenti allegorici alla Divina Commedia di Dante Alighieri e al mito di Orfeo ed Euridice. Loro sono una bella coppia, hanno tutto, benessere, sicurezza, due figli, però loro muoiono in un incidente. È l'inizio di tutte le tragedie. Muore lui e va in paradiso. Si suicida lei e deve andare all'inferno, ma lui non si arrende e scende a cercarla. Sentimento oltranza e lacrime garantite. Poi due strappalacrime capolavori del cinema da rivedere mille volte sono Il Miglio Verde con Tom Hanks, basato sul libro di Stephen King, e il vincitore Oscar, Schindler's List. Parlando invece di film più recenti da vedere assolutamente sono Colpa delle Stelle, considerato un po' il love story dei giorni nostri. Si torna sui temi dell'amore, dell'amicizia e della malattia incurabile, con l'aggravante che la protagonista è una sedicenne, ironica, e che è ispirato a una storia vera. E poi c'è Still Alice, con protagonista Julia Moore, la quale, grazie alla sua interpretazione di una linguista affetta da Alzheimer precoce, si è aggiudicata il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Un pugno allo stomaco, ve lo dico. Poi, tra gli strappalacrimi di quest'anno, invece, i più commoventi mi sembrano The Land of Mine e Io prima di te. Il primo racconta di un frammento di storia ancora sconosciuto a molti. Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista, nel maggio del 45, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. Obiettivo: rimuovere le numerosissime mine posizionate dalle truppe tedesche sulle coste danesi. I soldati però erano dei ragazzini giovanissimi, quasi dei bambini. Invece, Io prima di te, basato sull'omonimo romanzo, racconta una storia romantica della giovane ed eccentrica Luisa, Emilia Clarke, che si sposta da un lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia a far quadrare i conti. Il suo atteggiamento allegro però è messo alla prova quando diventa la badante di Will Traynor, Sam Claflin, un ricco e giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente che 2 anni prima lo ha costretto su una sedia a rotelle. Bene, pronti fazzoletti? Fatemi sapere nei commenti quale film vi ha fatto piangere di più in assoluto, quale di questi avete visto, se li avete visti, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Non mi abbandonate, eh?